Domani cacioppo! Oh. Yeah. Maestro! Prego, Giovanni Cacioppo. Ciao Gio. Ciao Giancarlo. Che racconterà solo cose legali, giusto? Cose che si possono... Ma io mi ero preparata sull'illegale. No. Adesso non so che dire. Lo so, però non è la serata dell'illegale, Allora, siciliani intanto. Entrambi siciliani. Siciliani, come tutti tra l'altro. Lui dell'entroterra. Entroterra. Lui invece di Gela, una delle bellezze proprio di cui la Sicilia va fiera. Diciamo che se dovete andare in vacanza io farei una settimana Nicosia, una settimana Gela. Così. E l'altra settimana andate a recuperarvi. Se avete 3 settimane, se no... Però avete fatto anche Zelig insieme, insomma. Zelig. Hai fatto Zelig? Sì. Sì, no. Cacioppo è, devo dire, che una delle persone che... Parliamo di lui un po', dai, così mi tolgo sta cosa. Una delle persone che mi fa più ridere... Il programma è tuo. No, però è vero, Giovanni è uno... Quando noi abbiamo incontrato artisticamente Giovanni, siamo stati un po' fulminati, perché faceva e diceva delle cose assolutamente fuori dal comune. Assolutamente originali, non so, tutte le faccende dei lavori che... Inventavi lavori, sì. Il catarifrangente umano, il videocitofono umano. Il videocitofono era bellissimo. Il cane per ciechi. Dai, il videocitofono, raccontaci. No, scusa, il cane per ciechi lo faceva lui, capito? Era questa l'idea, cioè... Il videocitofono, praticamente, io ero un periodo dove non lavoravo e mi ero offerto, nel condominio di un mio amico si era guastato il citofono. Il videocitofono, e io mi ero offerto di sostituirlo fin quando non l'avessero riparato. Praticamente stavo tutto il giorno davanti al portone con la Polaroid. Quando arrivava qualcuno a cercare l'inquilino, gli facevo una foto e la portavo su dall'inquilino. Guardate, cioè, questa signora che la sta cercando. Ma poi Cacioppo c'ha dei racconti da bar, della vita, cioè, privata. Che sono più esilaranti del io vi inviterei a cenare con me una sera. A piuttosto che non andate a vederlo negli spettacoli. Invitatemi a cena che è meglio. Invitatelo a cena che viene. E l'altra volta siamo stati a cena con un gruppo di colleghi e dintorni. Ho raccontato un po' di storia, mi ha detto: "Ma queste storie dovresti raccontarle nello spettacolo". E a cena poi che cazzo racconto? Una volta c'è successo con vuoi che racconti il fatto di Mirko e Ale quella sera alla... Ha detto roba privata, no? Ah no, giusto. No, una volta siete andati a mangiare in un posto che ci sono, sti posti sono legali, giusto? Dove tu ordini del sushi e puoi mangiarlo su una ragazza. Bello. Poi è successo che non avevamo i soldi per pagare, abbiamo dovuto lavare la ragazza. No, non è vero. È uno scherzo. Ci hai creduto, eh? All'inizio sì, un po'. Forse meglio. Ma anche perché so che hai lavorato dovunque, diciamo. Con Michele abbiamo fatto tantissimi viaggi in macchina durante le serate anni fa. Non mi chiedeva mai la benzina, solo l'olio, solo che la sua macchina consumava sacco. Detto, fai un tagliando, siamo a posto. Vabbè, allora uno dei racconti che dici a cena devi farcelo. Uno. Sono tutti lunghi, sto cercando uno più. Io prima di fare il comico facevo il geometra. È finito? No. No, no. Però gente, no, alla gente va bene così. Già ride, è a posto così. No, cioè. Ma quella, scusa, a grande richiesta, quella che ti ha fermato il poliziotto quando tu eri un po' alticcio, diciamo. Ero a Torino a fare degli spettacoli venerdì e sabato, e il venerdì sera esco, vado a fare un giro, bevo un paio di drink in giro. Significa un paio di volte sono stato al bar, vabbè. Mentre tornavo in albergo mi ferma la polizia in assetto etilometro, controlli del venerdì sera in locale in zona movida. Arriva il poliziotto con il pretest. Il pretest è uno strumento che usano prima di fare il test di misurare il tasso alcolico nel sangue, che c'ha 3 LED.
uno rosso che sei ubriaco, uno verde che sei a posto, uno arancione che è così così da verificare. Come pratico, eh? Visto che... Allora, arriva il poliziotto con questo strumento, col pretest, e io abbassi i finestrini ed era un mio amico di Gela. Era là a fare servizio e mi dice: Giovanni, che fai qua? Ho fatto lo spettacolo, ho bevuto un po' di cose. Ma quanto hai bevuto? Due, tre drink. Ma cazzo, non ti posso mandare, c'è il comandante, ti aspetto un attimo. Come facciamo? Io ho detto: soffia tu. Aspetta un attimo. Si è allontanato il comandante, questo il poliziotto entra in macchina, ha soffiato lui. Ma appena finisce a soffiare, il comandante torna indietro. Allora non mi ricordo come si chiama, dice: Di Bartolo, comandiamo. Un attimo, ha fatto il pretesto. È arancione. Come è arancione? Hai soffiato tu, arancione. Sì, mi sono fatto l'amaro prima. E tu hai fatto l'amaro e metti in mezzo a me. Arancione ero capace pure io. Sai qual è la cosa brutta di queste serate? Che poi quando arrivano gli ospiti fanno più ridere del protagonista. No, allora facciamo una cosa, rimanete qua, guardiamo una fotografia, perché c'è un incontro vostro. Dai, una foto, puoi stare seduto tranquillamente. Una foto. Cambio gamba. Come vuoi. Vediamo questa foto in cui siete in tre. Giovanni Cacioppo. Michele Foresta. E in mezzo c'è lo spacciatore. Di cui e lui è in mezzo, è un grande artista di arte contemporanea che ha fatto diverse biennale, un fuori di testa. Giuseppe Veneziano. E qua Giuseppe. Giuseppe Veneziano. Ciao, buonasera. Ciao. Purtroppo non c'è lo sgabello per te, stai in piedi. No, io in piedi sto bene. Diamo anche la terza foto perché abbiamo una piccola sorpresa per Michele. Ecco, questa è la moglie di Michele, così l'abbiamo fatta vedere. Quella in fondo lì seduta. Questa è mia moglie con un suo amico che stava guardando. Però Veneziano come la guarda, eh? Va bene, grazie. Invece parliamo di voi perché, insomma... Questa foto è il momento in cui vi siete conosciuti, è giusto? Sì, siamo conosciuti proprio qui a Zelig. Pensa, scusate. Zelig. Allora, posso dire due parole su Veneziano? Sì, due parole certo, su Veneziano, devi. Per chi lo vede così, facciamo una biografia vera di Veneziano. Chi lo vede così potrebbe sembrare una persona insignificante, in realtà, no, per così alzo dopo. Io l'ho conosciuto, prima ho conosciuto le sue opere. Non so se magari c'è la sorpresa di farcela vedere. A una biennale ho visto una cosa che era il Padiglione Italia, ho visto un'opera che si chiamava Abitualmente Vesto Prada, giusto? Solitamente Vesto Prada, ed era una figura non blasfema però molto provocatoria di Gesù Cristo che aveva delle mutande Dolce Gabbana. Poi famoso è diventato perché lui ha fatto la famosa, adesso forse vi ricordate, foto della testa di Oriana Fallaci che è finita su decollata. sul New Yorker, perché lui, quando Cattelan aveva impiccato i fantocci dei bambini in piazza 5 giornate, poi lui ha avuto l'idea di impiccare Cattelan, giusto? Sì. E da quella cosa è nata catena un po' tutta una serie di impiccagioni. E stasera ci impiccheremo per voi. E, maestro, dà un buon esempio. No, e poi. E non siamo pratici. È un amico tuo. No, e quindi l'ho conosciuto prima come artista, poi lui c'ha lo studio qua. Qua vicino uno studio, diciamo anche scannatoio, si può dire? Sì. sul palco. Ah, non sulle opere? Poi... Ma cos'è lo scannatoio? Lui era amico suo, io ero amico suo. Io l'ho conosciuto vicino al suo studio, che è vicino all'hotel, all'ex Tutto hotel. Tutto ruota Poster. Attorno al mio studio, praticamente. All'ex hotel Poster. Ci siamo incontrati la mattina in un bar di cinesi a fare colazione. Lui mi ha detto: ah, tu sei Cacioppo? Sì, io sono veneziano, faccio il pittore. Dicono tutti così. Che ultimamente, Michele, hai presentato? Sì, ho presentato così. Lui monografia, il libro. Chiesto un libro di una sua, si chiama Monografia. Sì. Monografia.
uscito per Schira, facciamo un po' di pubblicità con il meglio della sua produzione. Lui c'ha collezionisti in... adesso mi vanto che c'è un amico importante, c'ha collezionisti in... Io gli ho commissionato mondo. Un quadro nel 2004. Davvero, io nel 2003. Quando... Allora non me l'ha fatto. Solo che ma neanche lui. Nel 2004 fa. Costava poco, ora non me lo posso permettere più. Sì, ma adesso me lo posso permettere anch'io. Comunque. Beh, tu invece... Io mi vanto di avere due amici importanti. No, infatti invece. Dico questa scelta di avere per amici comici. No, è perché secondo me sono delle persone intelligenti. Devi stare questa risata un po'. Mentre lo dici, non devi ridere. Una brutta parola. No, però è la risata successiva che ha messo in no, no, ma io sono un fan di Zelig da sempre. Grazie, quindi grazie. Io il venerdì, mi ricordo era un venerdì, non uscivo mai. Andavo notte il giovedì. No, il venerdì mi ricordo. Quasi sempre il venerdì. Venerdì. Sì, sì, sì. Qualsiasi cosa succedesse io restavo a casa e a vedere Zelig. Quindi loro li riconoscevi e quindi loro due proprio perché erano di origine siciliana, perché certo. Io sono di origine siciliana. Erano un po' i miei comici preferiti. Insieme quindi... a Ficarra e Picone, perché sempre lì, sì, è tutto sì, magna magna, sì, diciamo. Sì, ecco. Sì, sì. E quindi quando ho visto lui in un bar lì vicino al mio studio, lui è di Gela, che è un paese vicino al mio, il mio paese è Riesi. Riesi. Riesi Gela. Ecco, se avete Risca... un'altra settimana... andate a Riesi. La terza settimana passata la Riesi. Perché... Io l'ho messo in contatto con tutti, con lui, con Ficarra e Picone... E quindi praticamente mi ha fatto conoscere tutti i miei miti, quindi passare delle serate con loro è come se ti facessero, diciamo, uno spettacolo privato, cioè io mi sento un privilegiato in questo. Poi ho scoperto che tutte hanno la passione dell'arte, cioè lui dipingeva, mi ha fatto vedere i suoi quadri e secondo me è molto più bravo di tanti altri che mi landano di essere artisti. E lui è un collezionista, ma un collezionista che io sapevo che apprezzava i miei quadri prima di conoscerlo, certo, perché i galleristi mi dicevano: guarda, è passato Mago Forest, ha chiesto il prezzo del tuo quadro. Sì, ho chiesto il prezzo. E basta. Si è fermato. Ma che bello sta Venere di Springfield, aveva fatto una Venere di Springfield che era la Margi nuda. Che scusi, quanto costa? Mandate il prezzo, faccio. Mi dà il catalogo, per favore. Interessava il catalogo. Vabbè, Giuseppe, scusi, grazie molto. Grazie molto di essere venuto e di averci dato questo momento. Grazie, Gio. Grazie. Grazie, Giovanni. Grazie.